Buonasera a tutti, il mio nome è Maurizio Casole, 42 anni, dipendente statale. Attivato spontaneamente per dare voce alle mie idee, ho scelto il movimento per riappropriarmi della libertà di esprimermi e impegnarmi unitamente a questo gruppo a ricostruire il nostro domani e quello dei nostri figli. Orgoglioso di essere cittadino tavianese, sono qui per difendere il nostro territorio. Quel territorio oggi rappresentato da una delle 5 stelle del simbolo del movimento, espressione di sviluppo urbano, mobilità, verde, aree pubbliche e non per ultimo sulla sicurezza. Il territorio comunale deve essere percepito e trattato come un bene comune, come risorsa per lo sviluppo da condividere con tutta la comunità. L'obbligo morale nei confronti delle generazioni future ci spinge a ripensare un nuovo modello di sviluppo urbano che affonda le proprie radici nella storia del nostro territorio e si proietta nel futuro. Si tratta di proporre nuove forme di organizzazione dello spazio, con particolare attenzione al contenimento del consumo di suolo, promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente. Per tale motivo, il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale l'avvio dell'iter per la redazione di un piano urbanistico generale. Mediante questo detto piano, i cittadini avranno la concreta opportunità per partecipare democraticamente alle varie problematiche di sviluppo di natura tecnica e politica del paese. Pertanto intendiamo riqualificare aree e strutture inutilizzate da destinare a progetti di utilità sociale, pensiamo alla riqualificazione dell'area PIRP Gallari, dare risalto al piano energetico comunale introducendo incentivazioni e premialità in materia di sostenibilità edilizia ed efficientamento energetico. Applicazione del piano intercomunale delle coste per la nostra marina. Pensiamo per esempio al prolungamento della passeggiata a mare che va dalla Marina dei Cavalli fino al confine del territorio comunale di Racale. Prolungamento che verrà fatto con criteri costruttivi a basso impatto ambientale ed in edilizia leggera. Avviare un programma di progressivo risanamento del manto stradale, dando assoluta priorità al completamento della rete idrica e fognaria del centro abitato e anche della marina. Abbiamo bisogno di una città che si pone con uno schema nuovo di mobilità, che possa consentire benefiche ricadute sia sui sistemi di comunicazione che sull'occupazione, oltre che sulla qualità della vita. Mi riferisco all'inquinamento atmosferico, acustico, alla riduzione dell'incidentalità e per questo si favoriranno la realizzazione di percorsi ciclabili urbani ed extraurbani e percorsi urbani pedonali a tutela degli utenti deboli della strada, bambini, anziani, diversamente abili. Creazione di un parco di biciclette, il bike sharing di proprietà comunale anche nella marina, a disposizione di tutti i cittadini e dei turisti. Creazione, in concerto dei comuni limitrofi, possibilmente Racale, Melissano, Taviano, Alliste, della creazione di una o più linee urbane, basse cittadino, se di natura di rimozione elettrica, tanto meglio, per agevolare gli spostamenti all'interno dell'unione dei comuni. Messa in sicurezza di via Regina Margherita, migliorarle la segnaletica, e adozione di eventuali semafori intelligenti. Eliminazione graduale delle barriere architettoniche presenti nelle aree e negli edifici pubblici. Crediamo che il verde e le aree pubbliche rappresentano una delle leve strategiche per la qualità della vita nelle aree urbane. Pertanto per queste daremo applicazione a un piano del verde comunale. Gestire le aree verdi pubbliche nella direzione della continuità del sistema ambientale e della costruzione di un sistema di connessione tra le zone verdi con le piste ciclabili e gli itinerari pedonali. Ripristinare l'iniziativa Un albero per ogni nascita. Promuovere nuove aree verdi e riqualificare quelle esistenti con spazi attrezzati favorendo la fruibilità a ragazzi e bambini, garantendone una costante manutenzione. Sicurezza del territorio. Il tema della sicurezza dei cittadini rientra sicuramente tra le principali questioni che hanno caratterizzato il nostro territorio. Per costruire una Taviano più sicura non bastano solo le forze di polizia, dobbiamo fare in modo che i cittadini si sentano tutelati sviluppando una vigilanza sociale,
realizzato dai cittadini stessi per un ritorno ad un più forte senso della comunità. Pertanto si procederà all'istituzione di un tavolo di coordinamento sull'ordine pubblico con questure, forze dell'ordine e altre istituzioni per esaminare i problemi sulla sicurezza posti dalla cittadinanza, garantendo una risposta a tutte le segnalazioni. Analizzeremo i carichi di lavoro amministrativi della Polizia Municipale per favorire maggiore presenza sul territorio, ripristinare e ampliare gli impianti di videosorveglianza anche nella Marina di Mancarvenza, totalmente assenti, promuovere campagne di educazione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, spese tra i giovani, prevenzione degli incidenti domestici, sensibilizzazione contro la violenza delle donne e contro gli atti vandalici in genere, promuovere acquisizione di attestati di primi soccorsi per educatori e docenti e formare il personale per corsi di sostruzione pediatrica e rianimazione cardiopulmonare, dotare ogni scuola e impianto sportivo laddove ne fossero sprovvisti di un defibrillatore e formare il personale per il suo corretto utilizzo. Taviano sta cambiando, il suo futuro dovete costruirlo voi. Grazie.